Buongiorno a tutti da Health Measure, buonasera. Ritorno con un video a parlare della terra piatta. La settimana scorsa non sono riuscito a fare il video perché ho preso un brutto raffreddore e quindi non era il caso. Abbiamo interrotto parlando dell'effetto di Tesla Hutchinson che ci consente di andare a introdurre quella tecnologia antigravitazionale che ci consente di spiegare il ciclo dell'acqua sulla terra piatta. Infatti, abbiamo visto come c'è questa parte esterna che ruota come una turbina idraulica, e c'è un ciclo di acqua quindi che scende, riempie anche tutta la cavità dove si trovano le stelle, e poi viene riassorbita attraverso un canale che passa tutta la parte inferiore della terra. Qua abbiamo il mantello. Viene portata su, sale incredibilmente attraverso una sorta di canale antigravitazionale presente al polo nord, quindi esce dalla porta presente, dal canale presente sul statore e sul rotore del Duomo, e che in molte immagini rappresentanti, per esempio, la cosmologia biblica o ebraica, viene chiamato Gate of Heaven, la porta dei cieli, e quindi viene riversato giù. Questo viene a costituire una sorta di fiasca di Boyle. Potete provare ad andare a fare ricerche. È un esperimento mentale teorizzato da Boyle in cui c'è una fiasca, una bottiglia contenente dell'acqua con un canale che spilla acqua da sotto e che riporta verso l'alto l'acqua. Naturalmente senza effetti antigravitazionali e senza quindi un'energia che arriva dall'esterno, questo non può essere possibile. Per il principio di conservazione dell'energia, il principio di Bernoulli applicato ai fluidi, il principio di Bernoulli, lo ricordo, non è altro che il principio di conservazione dell'energia che vieta questo ciclo continuo, che sarebbe quindi la produzione gratis di energia. Io sono pienamente convinto che il principio di conservazione dell'energia non possa essere violato e che quindi l'energia non possa essere creata dal nulla. Per esempio, se ci sono dei circuiti, dei cicli naturali che si alimentano continuamente, questo è dovuto a delle fonti di energia che alimentano questi cicli. Tuttavia, sono consapevole del fatto che se e rendimento maggiore di 1 non è possibile, COP maggiore di 1 invece è possibile, quindi coefficiente di performance. Provate a pensare, per esempio, ad una nave: il marinaio apre la vela, ecco che lui, senza metterci nessuno sforzo, avrà comunque un motore che spinge la nave. Il coefficiente di performance quindi va a considerare l'energia in uscita e l'energia data dall'operatore, che può anche essere zero, portando quindi il coefficiente di performance a un valore infinito. Tuttavia, questo non va contro il principio di conservazione dell'energia, semplicemente l'energia necessaria al movimento arriva da una fonte esterna che non sia quella dell'operatore. Allo stesso modo, in un caso di questo genere, in un ciclo di questo genere, semplicemente l'energia arriva da una fonte esterna, come per esempio abbiamo già visto che il Sole ha un ciclo di reazioni nucleari di fusione fredda al proprio interno. Da dove arriva l'energia di start? Possiamo considerare altri cicli naturali come il ciclo dell'acqua. Da dove arriva l'energia esterna? Oppure consideriamo gli atomi stessi. Vedremo in futuro, perché è un argomento importante, il fatto che gli atomi non sono altro, così come teorizzava Tesla, dei vortici di etere, e vedremo, daremo la spiegazione scientifica del perché. Però alla fine, se io devo andare a spiegare come mai questi vortici continuano a ruotare, devo teorizzare una energia esterna, cioè una fonte di energia che mantenga vivo l'intero universo. Io teorizzo quindi la presenza di un creatore che è necessario nel momento in cui qualcuno noi andiamo a studiare la terra piatta. Per quanto riguarda questi effetti gravitazionali, riprendo questo libro, Where Did the Towers Go?, che analizza l'effetto Hutchinson applicato come arma. In realtà non si dice mai che è l'effetto Hutchinson, ma degli effetti
similari all'effetto Hutchinson applicato come arma e che può andare quindi a avere effetti distruttivi sulla materia. Infatti le torri gemelle si sono polverizzate. Qua il capitolo 17 fa vedere alcuni aspetti, per esempio dei fuochi che sono stati filmati vicino alle torri e che erano fuochi del tutto particolari perché non bruciavano la carta che era lì vicino, oppure travi piegate, alluminio che viene gellificato e che quindi si dissolve quasi, travi che vengono arricciate senza alcun effetto di carico di punta. Ecco, travi arricciate all'interno delle torri gemelle che però non sono arricciate per carico di punta, oppure macchine che vengono tostate con un effetto di defogliazione della lamiera che non è giustificabile se non con degli effetti similari che si ottengono mediante tensioni elevate sovrapposte ottenute quindi mediante sovrapposizione per interferenza positiva o negativa in altre zone di campi elettrici molto elevati. Si parla poi di rapid aging, quindi di arrugginimento molto rapido dell'acciaio, così come si è verificato nelle torri gemelle, e anche poi trasmutazione del numero atomico del materiale. Infatti vengono riportate tutte le analisi chimiche delle travi e del materiale analizzato nelle torri gemelle, si è visto come ci siano state delle mutazioni chimiche simili agli effetti alchemici, quindi addirittura il cambio di numero atomico di determinate sostanze, e cosa che può avvenire ed è stato verificato per esempio nelle fenomeni di fusione fredda, quindi nei fenomeni relativi agli esperimenti di Fleischmann e Pons, che poi sono stati studiati anche in Italia dall'ENEA, del giudice preparata e dal loro team. E vengono mostrati poi gli effetti antigravitazionali dell'effetto Hutchinson, con la possibilità di sollevare anche pesi enormi, e il fatto che questo richieda comunque dei generatori elettrostatici ad elevatissima tensione, che in quel caso delle torri gemelle, ipotizza qua la dottoressa Judy Wood, sono stati ottenuti mediante l'utilizzo di un uragano, un vortice. Noi abbiamo un vortice di etere sotto la cupola. In quel giorno lì c'era l'uragano Erin, quindi l'11 settembre 2001, c'era l'uragano Erin proprio sotto, vedete, a fianco di New York. E allora questa dottoressa va ad analizzare tutti gli effetti antigravitazionali che si verificano nel cuore del uragano, e che produce quindi un sollevamento di masse anche enormi, che però vengono semplicemente sollevate e poi posate. Se questo effetto fosse dovuto a venti di velocità incredibili, ci sarebbero effetti devastanti con la distruzione di questi oggetti che vengono alzati, mentre le automobili, per esempio, vicine a New York World Trade Center, sono spesso state trovate semplicemente alzate e cappottate. Questo a dimostrare l'effetto antigravitazionale. Quindi noi qua abbiamo un vortice con un occhio che è sul polo nord, occhio che avrà un effetto antigravitazionale che potrà sollevare su acqua in forma liquida o di vapore, tant'è che qua passerà comunque attraverso zone del mantello ad alta temperatura, e che quindi viene sollevata fino ad essere riversata poi nuovamente sopra il Duomo. Come al solito verrò accusato per queste cose di fare religione e non scienza. Ebbene, se fare scienza vuol dire basarsi esclusivamente sui principi fisici assodati dalla scienza mainstream, allora è vero, non sto facendo scienza. Se invece fare scienza vuol dire attivare l'immaginazione per fare ipotesi che poi vengano supportate da ragionamenti validi e da considerazioni valide, supportate da ingegneri, come in questo caso, da fisici, ricercatori che hanno fatto ricerche alternative come Fleischmann, Pons, Del Giudice, Preparata, che hanno studiato una scienza che poi è considerata tuttora una bufola, ma erano
scienziati di primo ordine, ecco, allora io sono in questo gruppo di persone, mi considero in questo gruppo di persone. Con questo non voglio dire che gli astronomi, gli astrofisici, gli scienziati siano tutti dei mentecatti, assolutamente, come vengo accusato spesso, anzi, io so che purtroppo spesso devono lavorare nella frustrazione dovuto alla coscienza e alla conoscenza del fatto che si devono basare su fatti assodati che però non sono assolutamente probabili, e che limitano quindi notevolmente il loro campo di attività. Eppure loro sono obbligati perché sono pagati per lavorare secondo dei criteri che non possono eludere. Va bene, così abbiamo capito qual è il circuito dell'acqua. Spero che abbiate capito il fatto che il moto perpetuo, inteso come rendimento uguale o maggiore di 1, per me non è possibile. Ci deve essere una fonte di energia esterna che ci dia un COP, coefficiente di performance, maggiore di 1, mentre il rendimento, cioè il principio di conservazione dell'energia, quello è invalicabile. Non è possibile creare energia dal nulla. Se avete delle prove per suffragare il contrario, io naturalmente sono qua, aperto ad una discussione onesta e intellettualmente stimolante. Non sono aperto invece a discussioni che facciano perdere tempo. Va bene, io vi ringrazio, vi saluto e vi auguro un buon weekend. Ciao a tutti.